Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, mettetevi comodi! Siete più di 1000, però questa è una station wagon, c'è un sacco di posto! Noi fra poco cominciamo! Sigla! Come ha detto il buon Victor Laszlo 88 diverse volte, se pensi che 1000 persone siano poche, prova a metterle dentro una stanza e poi mi racconti. E scherzi a parte, io non sono uno che sta lì a guardare molto i numeri, però devo ammettere che sono particolarmente stupito, piacevolmente stupito, dal fatto che 1000 persone hanno guardato quello che faccio su YouTube e gli è piaciuto abbastanza da poter dire «Ehi, questo tizio mi piace, adesso cliccherò sul bottone iscriviti». Mi sento veramente onorato di essere riuscito a convincere 1000 di voi a seguirmi sul canale YouTube. Quello che faccio su YouTube è solo coltivare un hobby. Mi piace parlare di argomenti di cultura generale e ciò nonostante sono riuscito a convincere 1000 persone a seguirmi. Non lo so, è un po' come un piccolo paesino di montagna. 1000 persone sono veramente tantissime. E non so veramente come ringraziarvi tutti quanti per le grandi soddisfazioni che sto vivendo grazie a voi su YouTube. E sicuramente una cosa che mi avete chiesto in molti di fare, che giustamente ci sta anche benissimo, è una bella FAQ, una serie di domande, per cui se avete delle domande, se avete delle curiosità, se volete sapere qualcosa su di me, sul mio canale YouTube, sul mio lavoro, chiedetemi quello che volete sotto questo video, nei commenti di questo video, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Avete tempo sino alla sera di venerdì 16 giugno. Sabato 17 girerò il video FAQ, risponderò alle vostre domande, cercherò di pubblicare il video FAQ domenica 18, però siccome ho una serie di impegni familiari per domenica 18, se ci arrivo a montare il video e sottotitolarlo, la FAQ uscirà domenica 18, altrimenti domenica 18 programmerò un video che ho già pronto e la FAQ uscirà il 25 giugno. Ma comunque, per ragioni di tempo, in ogni caso vi invito a farmi le domande entro venerdì 16, di nuovo nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Inoltre, nell'ottica di avere un bel dialogo, ho intenzione anche di fare una live per celebrare i 1000 iscritti e parlarvi un po' delle novità del mio canale, e questa ho intenzione di farla, salvo complicazioni, sabato 24 giugno nel pomeriggio. Vi darò comunque conferma sul mio canale Telegram, per cui se non mi seguite su Telegram andate subito, vi lascio il link del canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda, lì pubblico informazioni sui video che sono usciti sul mio canale, pubblico alcune piccole curiosità sulle attività che sto facendo, tra le altre cose questo è un periodo in cui comincio a essere un pochino più libero. Ogni tanto, quando sono libero, faccio una diretta, una live su Twitter. Vi comunico anche quando sto per fare una diretta su Twitter, ve lo annuncio 5 minuti prima, 10 minuti prima, salvo particolari complicazioni. Quindi mi raccomando, seguitemi su Telegram, in questo modo saprete come andranno le cose. Vi darò conferma della live di sabato 24 lì su Telegram, vi darò anche conferma dell'orario, eccetera. Inoltre, parlando di social, vi ricordo anche di seguirmi su Twitter, è il social su cui sono più attivo ed è quello con cui mi piace maggiormente interagire con le persone. Vi lascio anche il mio link Twitter sul doobly-doo e sulla scheda, lì interagisco veramente tantissimo con le persone. Ogni volta che vedete che io preferisco un tweet, metto il cuoricino, lo sto mettendo io materialmente e manualmente, non ho uno script per gestire automaticamente molte cose. L'unico script che utilizzo su Twitter è una ricetta di FTTT che mi notifica dell'uso dell'hashtag di DDVOTR dai tempi delle calende greche, letteralmente, quindi seguitemi tranquillamente su Twitter, perché, ripeto, mi piace tantissimo interagire con voi. E comunque, a proposito del discorso FAQ, mi piacerebbe fare una cosa, far diventare la FAQ un appuntamento fisso. Io pensavo di fare una FAQ ogni mese, l'ultima domenica del mese, dedicare l'ultima domenica del mese a un breve video FAQ a rispondere alle vostre domande, e vorrei sapere un po' che cosa ne pensate. Potete farmi sapere che cosa ne pensate in un commento qua sotto,
oppure se volete vi lascio una domanda sulle schede, rispondete, potete votare se fare una FAQ una volta al mese, se farla una volta ogni tanto, se non vi interessano proprio le FAQ, non lo so, vi lascio la possibilità di votare, decidete, oppure fatemi sapere cosa ne pensate. In ogni caso esce la FAQ in occasione dei 1000 iscritti, vi potete fare tutte le domande che volete sotto questo video o ancora su Twitter con l'hashtag di DBOTR, e voglio concludere questo veloce vlog informativo con alcune piccole e grandi novità. La prima, sicuramente più importante, è quella che con onore vi annuncio di essere entrato nell'associazione EduTube Italia, l'associazione che mette assieme gli youtuber che cercano di portare la cultura su YouTube Italia. Ci sono persone simpaticissime come il canale di Butak e gli amici di Butak, Bufale un tanto al chilo, ci sono un sacco di persone veramente simpaticissime, un sacco di youtuber veramente molto bravi e che cercano di portare la cultura su YouTube. Quello che cerco di fare anche io, molto collateralmente, nel mio piccolissimo, e anche questo discorso di portare la cultura su YouTube mi piace dibattere appunto di argomenti di cultura generale più che di argomenti particolarmente frivoli, ma ogni tanto ci può stare anche l'argomento frivolo, però diciamo che la maggioranza delle cose che voglio portare vogliono essere di cultura generale, per l'appunto, e mi piacerebbe portare avanti dei progetti di formazione che sono rimasti per il momento di lato per la mia palese e cronica mancanza di tempo. Io riconosco che sto pubblicando un contenuto settimanale con cadenza regolare perché ho il tempo sufficiente a poter gestire questo tipo di attività. Riuscire a realizzare più di un contenuto settimanale in questo momento per me è molto difficile, anche perché il mio lavoro principale naturalmente non è lo youtuber, io sono un tecnico informatico, ho un'attività commerciale in cui mi occupo di assistenza informatica e lavoro pressoché tutta la settimana. Lo stesso sabato, che di solito dedico a girare i video, giro il video la mattina presto, come in questo momento, e poi nel resto della mattinata di sabato posso operare al montaggio del video, a meno che non ho qualche appuntamento con qualche cliente, quindi è comunque un'attività che mi tiene veramente molto impegnato. Infatti molti progetti che ho in mente, non so, vita da tecnico, stiamo lavorando con gli amici alla terza stagione, ho scritto del materiale, ho girato del materiale, devo cominciare a montare del materiale, dobbiamo girare le ultime puntate, il problema è che mi manca il tempo per poter fare tutto questo. MusicTube l'ho annunciato ancora praticamente l'anno scorso, mi piacerebbe tantissimo poter cominciare a farlo, ho scritto moltissime puntate, ho scritto un sacco di materiale, ma purtroppo mi manca il tempo materiale di cominciare a girare, siamo sempre lì, la situazione è sempre più complessa, però tutti questi progetti non li voglio accantonare, perché ci tengo tantissimo e perché comunque, come ripeto, YouTube è il mio hobby, è una cosa che faccio per hobby, ma è una cosa che mi piace tantissimo, mi rilasso, mi fa piacere poter intrattenere le persone, mi fa piacere parlare del più e del meno davanti a una telecamera, soprattutto mi fa piacere che si crei interazione, questa è la cosa che mi piace di YouTube, mi piace poter costruire una discussione con tutti voi, nei commenti, sui social, eccetera, e mi piace che ci sono anche delle collaborazioni. Adesso ho fatto recentemente una collaborazione con Zelcor, stanno cominciando i servizi di protezione civile, voglio vedere se riesco a organizzarmi per realizzare video di protezione civile. Inoltre ci avviciniamo in agosto, quindi non ho ancora deciso se fare anche quest'anno la maratona Voga, vlog ogni giorno di agosto. In realtà sono titubante, perché avrei altri progetti da mettere in atto, approfittando del fatto che nel mese di agosto ho un pochino più di tempo libero, quindi potrei realizzare qualche video aggiuntivo, ma non necessariamente il vlog ogni giorno di agosto, però non ho ancora deciso, ci penserò bene, ne parleremo magari anche durante la live di sabato 24, sicuramente. E detto questo, beh ragazzi, che altro dire? Come sempre, grazie a tutti e mille per esservi iscritti al mio canale, e se tu che stai guardando questo video non ti sei ancora iscritto, cosa aspetti? Iscriviti, è gratuito, e assumerai subito quel buon profumo di nuovi iscritto che ci piace così tanto. Ci sono già 1000 persone che portano questo profumo addosso, ed è veramente molto piacevole. Spero di essere riuscito a stuzzicare la vostra curiosità con le novità che voglio portare sul canale. Se ci sono riuscito, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo anche di seguirmi su Telegram e sui miei social, per non perdervi le novità che verranno su questo canale. E detto questo, di nuovo grazie mille, grazie a tutti voi! Ciao, e ci vediamo alla prossima!